All'origine doveva essere il luogo nel quale mettere in moto sistemi creativi e innovativi per ridare slancio al distretto tessile, ma dopo 11 anni di tentativi andati a vuoto e 22 milioni di soldi pubblici, il sogno del CREAF, Centro di Ricerca e Alta Formazione, 13.200 metri quadrati in via Galcianese, è finito con il processo a 8 imputati di cooperazione colposa in bancarotta semplice. Davanti al giudice sono finiti anche gli ultimi due presidenti della provincia di Prato che hanno avuto a che fare con il CREAF, Lamberto Gestri e Matteo Biffoni, entrambi assolti, a differenza degli amministratori della società e dei membri del CDA. Uno scatolone rimasto per anni vuoto, esposto ai danni del tempo che passa e di una dismissione avvenuta ancor prima che fosse avviata una qualche attività al suo interno. Il capannone, unico bene della società dichiarata fallita e per questo passato sotto la gestione della curatela fallimentare, è stato acquistato per poco più di 5 milioni e mezzo dalla Regione Toscana attraverso la partecipata Sviluppo Toscana. Il cambio di proprietà è targato aprile 2019, pochi mesi prima che la pandemia richiedesse spazi, luoghi, edifici per gestire un'emergenza sanitaria di dimensioni colossali. Il CREAF, disse allora e continua a dire ancora oggi la politica, ha salvato Prato diventando prima un centro Covid, il centro Covid Pegaso, con letti per il ricovero dei pazienti infetti, poi un hub vaccinale. Chiusa l'emergenza sanitaria, l'immobile è rimasto di nuovo senza inquilini, fatta eccezione per una parte che è stata destinata alle start-up giovanili votate a ricerca e innovazione. Di metri quadrati liberi ce ne sono a volontà, tanto che la Regione ha pensato a un certo punto di sfruttarli per un ospedale di comunità usando i soldi del PNRR, idea poi abbandonata per via dei tempi di realizzazione non in linea con quelli dettati per l'utilizzo dei fondi comunitari. Ora la nuova idea, farne uno spazio per l'accoglienza dei migranti, un CAS, centro di accoglienza straordinaria dove i migranti restano fino alla definizione della loro posizione giuridica sul territorio. La proposta fa discutere, anzi no, di più, fa proprio litigare.